perdere, dai. Beati i popoli che non hanno bisogno di eroi, disse una volta Bertolt Brecht quando era ubriaco. Forse era ubriaco, forse no. Una frase che così suona come un augurio di pace, perché l'eroe in effetti è sempre stato colui che combatte contro il tiranno. L'eroe, se non ci fossero tiranni, l'eroe sarebbe disoccupato. Dalla mitologia dei popoli antichi, gli eroi hanno sempre rappresentato il bene in tutte le culture. Noi, ad esempio, abbiamo sempre avuto un eroe per eccellenza, Ercole, no? Ercole, quello fa, era Ercole, quello, eccolo, vedi, quello dalle 12 fatiche. Tiè, questa era già una fatica, perché doveva fare 12 fatiche. Diceva, fai una fatica, ne fai due, sai quella per... Ecco, no, questo ne ha fatte 12 perché lui è quello che lui doveva fare 12 fatiche e sudare 7 camicie. Infatti, se... le camicie sono finite e è rimasto senza. Poi è arrivato Achille, il piè veloce Achille, qui interpretato da Brad Pitt, un attoruccio così, insomma, questo fisichetto così. Ecco, lui Achille come eroe era piè veloce, quello che soffriva di tallonite, c'ha una tallonite, infatti ammazzava tutti perché il tallone faceva male, annaggia, mo fa ammazza. Il primo a essere ucciso da Achille fu il fisioterapista, il quale non lo guarì da questa tallonite. All'epoca non c'era la tecar, quindi facevano tutto a mano, però Achille dice, oh, sto dolore non mi passa, mo t'ammazzo, e lo ammazzò. E così. Tutti eroi questi, senza macchia e senza paura, paladini del bene in assoluto. Poi, andando avanti nella storia, il bene ha cominciato a perdere il suo fascino. Già le prime avvisaglie si erano avute nel Medioevo con Robin Hood, perché Robin Hood... Per carità, Robin Hood non era proprio candido, perché per essere eroe, però era pure era ladro, diciamoci la verità, no? Ma siccome rubava ai ricchi per darlo ai poveri, aveva molti follower dell'epoca, perché i poveri sono sempre stati di più, quindi tifavano per lui, anzi gli dicevano, ah Robby, che si rimedia una cosa? Poi c'è stato... E questo lo so bene perché l'ho vissuto praticamente in pieno. Zorro, il grande eroe Zorro. Chi può dimenticare Zorro? Maestro Zorro, ti è? Zorro. La Z di Zorro. Io mi ricordo che io c'avevo il vestito di carnevale, c'avevo solo un Zorro e me lo sono messo quasi 12 anni di fila, sempre quello, infatti appena messo, io ero più piccolo e Zorro mi stava grande, però era di mio fratello, perché pure mio fratello era stato Zorro, ci siamo passati la spada, siamo Zorri da generazioni. E poi quando però avevo 15 anni Zorro mi stava un po' stretto, però tanto carnevale dura un giorno solo, dico ma non mi sta più, ma tanto è giovedì grasso, non è che lo potevo allargare, quindi... Me lo so fatta andare bene. Diciamo che questo Zorro è un eroe, ma anche un fuorilegge, 50-50, perché un po' è Zorro e un po' invece è Don Diego della Vega. Era una persona per bene in Messico, tiè, che io vuoi dire? In Messico, no, vedi, guarda che bell'uomo con sto baffetto allo sparviero, guarda, questo... No, che però qui dice, beh, riconoscibile, no? Una bellezza così, però invece la stessa pettinatura, stessi baffetti, stesso sguardo, bastava una maschera di stoffa e improvvisamente non riconosceva più nessuno, un paese di 40 abitanti, quindi che si vedevano tutti i giorni, a Don Diego come va, insomma, si tira avanti, oh lui, cos'è, Pedro, come sta, buon, pieno, cosa, che magnate oggi, che avete fatto, oh niente, lui sentiva la maschera. No, tutti a dire, oh, ma chi è questo straniero? Non si è mai capito. Con Zorro il bene e il male pareggiano. Ecco, dopo Zorro al cinema è arrivato un altro eroe totalmente negativo, diverso, insomma, il Padrino.
ma no uno solo. È arrivato il padrino 1, poi il padrino 2, il padrino 3, perché ci piaceva. Era il 1972 e abbiamo cominciato a fare il tifo per il male. È qui che abbiamo cominciato. Intanto Francis Ford Coppola scelse un protagonista, voglio dire, Marlon Brando, mito assoluto, un attore dell'Actor Studio, quello che usava il metodo Strasberg dell'immedesimazione totale. Chi non si potrebbe immedesimare nel ruolo di Marlon Brando, di Don Vito Corleone, no? Così bello, autorevole, con l'ovatta dentro la bocca. Bastava che alzasse un sopracciglio e tutti eseguivano i suoi ordini spaventati. Per la prima volta al cinema la cattiveria piaceva, il terrore piaceva, i riti di iniziazione della mafia, il senso dell'onore, della parola, della famiglia, seppur travisati chiaramente e romanzati, avevano il loro fascino. E noi tutti siamo caduti in questa trappola. Abbiamo cominciato a fare il tifo per i cattivi. L'ultimo baluardo del bene sul male è stato lui. Eccolo, lui, il commissario Cattani, interpretato magistralmente da Michele Placido. Cattani era il 20 marzo 1989 e tutta l'Italia, tutta, era davanti alla televisione per l'ultima puntata della Piovra 4. Quando a un certo punto, in pieno giorno, ecco che dei sicari su un motorino gli tendono un agguato. No! Ehi. Ah! Sono qua! E basta! ...780 colpi su un corpo umano. Quel giorno Cattani non voleva morire. L'hanno dovuto accoppare i macchinisti con una torturata sulla capoccia. Ancora oggi, nella storia della televisione italiana, della fiction italiana, quella è la puntata più vista in assoluto, quasi il 60% di share, nemmeno Sanremo, 17 milioni di telespettatori, 17 milioni. Il giorno dopo la gente si faceva le condoglianze per le strade italiane. Oh signora mia, che è successo? Ma l'ha visto ieri? No, che è successo? Cattani, no, c'è la televisione rotta, che è successo? Hanno sparato tutti, ma è morto? No, non è morto subito, sono state le bastonate che l'hanno sfinito, proprio stava lì, era tanto una brava persona, lo so, sono sempre i migliori che se ne vanno, come si dice, polvere siamo e polvere va pulita, che fai, la lasci lì sul televisore, come si dice, chi muore giace. Come si dice, signora mia, chi muore giace e chi vive si dà fuoco, non lo so, io adesso non mi ricordo così. Con il commissario Cattani muore definitivamente il bene in TV. Via, finito, non c'è più. Da quel momento solo eroi negativi. Romanzi criminali, case di carta, gomorre suburre, Breaking Bads, ma Narcos, Chapi, Pabli e Scobarri, chi più ne ha più ne metta. In tutte queste serie il male fa concorrenza a se stesso, furti, rapine, spacci, uccisioni, senza ideali, senza ragioni. Ma siccome queste serie sono fatte benissimo, interpretate da attori straordinari, bravi, tutti noi vorremmo essere Berlino, vorremmo essere libanese, Ciro l'immortale, Chapo Guzman, perché i paladini del bene non ci stanno più. Qualcuno dice che queste nuove serie TV che parlano di violenza siano un cattivo esempio per chi li guarda. Può essere.
Io penso che a un certo punto l'arte sia arte e che debba rimanere libera. È vero, il male ha il suo fascino. Siamo tutti figli di Caino, ma possiamo ancora scegliere da che parte stare per non diventare figli di Gomorra.